Nata ad Arezzo il 7 agosto 2004, Andrea Sodero è calcisticamente cresciuto nel vivaio dell'Empoli e proprio con la maglia azzurra dei Toscani ha fatto il suo debutto in Serie A. Ma per il trequartista toscano, questa è la prima vera stagione tra i professionisti. Sto recuperando da un piccolo problemino avuto la stagione passata e ora mi sto adattando ai carichi di lavoro. Gli allenamenti sono molto intensi, sono stato accolto subito molto bene dalla squadra, lo staff mi hanno dato subito fiducia, lo stesso direttore, quindi mi trovo molto bene. Immerso in un contesto del tutto nuovo, per Andrea il salto è stato doppio, dentro e fuori dal campo. Da un mese si è trasferito a Bergamo e veste il nerazzurro dell'Atalanta Under 23. Appena sono arrivato i primi giorni ho avuto qualche difficoltà perché appunto Empoli comunque era abbastanza vicino a casa e avevo la possibilità di vedere i miei genitori, i miei amici, comunque la mia famiglia molto spesso. Invece qua è stato un cambiamento un po' più radicale. Devo ringraziare veramente tutti perché non sto affrontando nessun tipo di problema e mi stanno tutti vicino, sia da casa sia da qua, l'allenatore, i ragazzi. E quindi sì, stiamo lavorando molto e quindi bene. Che stagione si aspetta Andrea Sodero? L'obiettivo principale è la crescita, come tutti gli anni, e ci alleniamo ogni giorno sempre, sempre forte per fare ogni partita, cercare di sbagliare il meno possibile. E gli obiettivi sono sia personali, fare segnare dei gol, soprattutto nel mio ruolo importante, e anche di squadra, cercare di fare un bel campionato. La prossima sarà una partita dal sapore speciale per i nerazzurri di mister Francesco Modesto, che sabato pomeriggio sfideranno in trasferta l'Albino Leppe. Appunto è un derby, è una partita che può essere definita una partita diversa dalle altre, ma sicuramente la affronteremo come tutte le altre. E ogni giorno, questa settimana stiamo lavorando molto forte e niente, quindi sarà una partita molto difficile come del resto tutte le altre, perché è un campionato molto difficile, però l'affronteremo con il piglio giusto e sono sicuro che conquisteremo i tre punti.